Considerato proprio che è partito con l'AB, intanto mi ero dimenticato che ho visto tanta di quella gente, pure volevo prima salutarvi col mio foulard dell'AB, proprio un saluto veramente proprio a tutti, a tutti, a tutti. E allora è veramente emozionante, mi hanno detto anche che c'è la televisione, oh io sono molto affezionato, non ditemi solo se l'Italia perde, se perde non ditemelo, ecco, quindi... Però ho emozionato perché intanto avevo un contratto, una volta mi hanno sempre detto, ma lei Don Carlo in che università si è laureato? La strada. Io sì, il curriculum studioso, però io vengo dalla strada da sempre. E proprio dalla liceo. Intanto mi ricordo che anni fa una maga mi ha detto, e infatti fino adesso è servito, dice se tu dici la tua età e c'è qualcuno che applaude, se sono di più, e allora va bene. E allora vuol dire che la tua salute, le tue magagne, ecco che migliorano, guarisci. Adesso io vi dico la mia età, e voi, se quelli che si sentono, possono applaudirmi. Che avete qui davanti uno che fra a 18 luglio, quindi il mese, compie 84 anni. Ah! E allora ecco subito... Una presentazione, sono anche genovese, che tutti dicono sulla base. Per sapere qual è la barzelletta dei genovesi, proprio che significa, breve, sono due armatori, signori ricchi, e scendono la mattina, vanno in porto. E vanno in porto a vedere se arrivano le navi, no? Ecco la mia nave, parlo. Mentre sono lì che passeggiano, guardano, ah, arriva la nave, il telefono. A un certo momento uno dei due si ricorda e dice, oh Luigi, all'altro armatore, il nostro collega, sta quello che ieri sera eravamo a prendere l'aperitivo insieme, stanotte è morto. L'altro gli viene in mente, chissà quella nave, ne... oh, ti ho detto che il nostro amico Giuseppe, che abbiamo preso l'aperitivo ieri sera insieme, è morto stanotte improvviso. Lui, ecco la valigia di lui, dice, oh è morto, è morto. Avrà avuto la sua convenienza. Che è il massimo. Allora un'altra presentazione. Sono 52 anni che sono prete. Ho sposato la chiesa e me la scopa il sacrestano. Perché sono in cielo. E niente da fare con sto celibato, no? Io mi sono battuto col celibato, niente, niente. Prima il Papa, il Vescovo, niente. Anche voi tira adesso Ratzinger, fatti contro tutti. E allora, caro mio, ormai sono messe perse perché era di moda. Allora, di modo una presentazione. Nel senso che così sapete, 52 anni. Io che a 18 anni ero già stato in Marina, poi se lo ritocchiamo, allievo del nautico, fascismo, dovevamo conquistare il mondo. Poi... A 18-19 anni, poi partigiano, perché vi dirò mio fratello, un educatore, lui comandante. Ora, e incontro i salesiani, 18 anni, diciamo, e vedo un nuovo rapporto tra educatore e educando. Noi che eravamo, oh, noi saluto a luce, poi pum pum, tutto noi, te un sale militare. E allora mi dà un libro di Don Bosco, oh, Don Bosco quei giovani. E allora vado a fare il salesiano. Quando sono andato a mia mamma, che era una donna evangelica, non dico, dico mamma mi faccio prete salesiano, oh povera me, ha detto, ci stai 3 giorni, sapevo io ero sempre in giro, e invece ci sono ancora. E la mamma mia che era presente alla mia ordinazione da prete, che era il 1° luglio del 59, e mamma e papà, e il papà. Ad ogni modo, vado a noviziato, il noviziato io riesco a 20 anni, a 20 anni, il giorno dell'assunta del
conto è del 48. Durava un anno preciso. Finiamo nel 49 già con la talare, non fanno vestizio. Dove vanno i nuovi Alamavarazze? Dove vanno? Andiamo a Torino. Maria Ausiliatrice, la tomba di Don Bosco, finendo fare la breve perché ho ricevuto la mia missione. Confermata! Siamo nel 2012 o no? Confermata. A un certo momento andiamo sul porticato passeggia del 49, un vecchio. Era stato professore, e qui e là, su e giù. Era in ginnasio quando Don Bosco era ancora vivo. Don Bosco è morto dell'88, quindi aveva conosciuto Don Bosco. Tutti attorno, una ventina di novizi, com'era Don Bosco, la musica, l'allegria. E poi alla fine congedo, per farla breve, no? Ecco, io sono l'ultimo che ero più alto, perché andavo a noviziata a 16 anni. Io ero più alto. E vado lì e bacio la mano, no? Proprio come usava allora, tutto sommesso, perché lui fa, era un bell'uomo, capelli bianchi, con quella berretta, pensa cosa avevano il tricorno, non due corna, tre corna e tre, sai quei cappelli, ve li ricordate? Meno male che non si usa più, meno male, io appena l'avevo visto l'avevo buttato via, dico ma cos'è? Vabbè, e allora io e mi fa, come ti chiami? Io sono messo dopo un anno di preghiera e dico Chierico Gallo, parla più forte, sono sordo, hai ragione anch'io, sono vecchio, sordo, parla più, allora mi sono fatto coraggio e gli dico Chierico Gallo, lui ha fatto un passo indietro e qui ricevo la mia missione che dura tutto, fa un passo indietro poi fa Chierico Gallo, non sarai mai Papa, perché dire Papa Gallo sarebbe così disdicevole, e infatti manco parco, manco, bene, io sono cappellano, il mio titolo è Dan, cappellano feriale festivo, sai cosa vuol dire? Non conto un cazzo, eccetera. Niente, deve arrivare in chiesa al sacrestano. E quindi vi rendete conto perché è vecchio con tante, con magagne adesso, a un certo momento vengo ancora volentieri. Lo sapete perché? Ancora qualche mese fa piglio il giornale e leggo l'Italia galoppa verso il 30% della disoccupazione giovanile. Un mese fa l'Italia galoppa verso il 35% della disoccupazione giovanile. Non scherzo, mi è venuto da piangere. Cosa diciamo ai giovani? Ma vi rendete conto? Con che coraggio ci presentiamo? Compreso la Chiesa. La Chiesa, questo no. Se ti spari una sega vai all'inferno, se fai l'amore vai all'inferno, se la Madonna, si giovane in un certo momento, ma vi rendete con tutti addosso, poi lo tocchiamo il punto, vedo che siete attenti, perché allora vado ancora a parlare? Per mettermi in discussione, vi rendete conto che qui va tutto a puttana, o no? Ma è possibile che siamo... E certo, anche la Chiesa, che nei poteri, i poteri, ricordi che di notte, noi genovesi lo diremmo ai pisani, di notte i poteri, di giorno, litigano, e di notte vanno a rubare insieme. Quindi questo, allora vengo per mettermi in discussione, per mettermi in discussione. Io domani voglio essere più uomo. Dopo aver visto se Dio santo benedetto domani mi dà la salute, guarda qui, mi verrà in mente questa piazza. Ho incontrato il sindaco, ho incontrato un vostro concittadino che era in campo di concentramento. Ho visto quella ragazza così entusiasta. E voi tutti qui a sentire un vecchio prete rimbambito. Ma allora c'è qualcosa più umano.
E come prete, come deformazione professionale, cosa farò? A un certo momento mi do le giaculatorie, via via, mentre andiamo avanti. Poi chissà che ve le ricordate. Quindi la prima giaculatoria qual è che vi do? Ero amico io. In un anno, è già passato un anno, l'anniversario era il 15 maggio. Un ragazzo, giovane, Palestina con tanti altri, per dire agli ebrei di smettere di massacrare i palestinesi. Vittorio Arrigoni, questo ragazzo viene massacrato e mi manda un messaggio. E io la considero come una circolatoria. Sapete qual è questo messaggio? E deve essere il primo per tutto. Restiamo umani. Stasera volete andare a casa più disumani? Ma cazzo, ma vi rendete conto? E allora ecco, restiamo umani. Allora cerchiamo di scoprire cos'è questa strada. Allora pensate, io con un certo momento sono prete e dovrei coniugare la fede. Ogni giorno la fede è adesione alla promessa, al messaggio di Gesù. Un'adesione totale. Dove la trovo la fede adesso? In Vaticano. Ma vi rendete conto con tutti i corvi, il terremoto, ladri, ladroni, la banca dello Iolo, riciclati, maledetti. E sono separati. Ve ne immaginate? Se io mi immagino, una volta mi è capitato con un vescovo, conoscevo, anni fa, siamo davanti in piazza San Pietro, molti sono stati, e passa un barbone, e dico, oh eccellenza, avevo confidenza, adesso è arcivescovo, non mi dico dove, e dico, ma dimmi un po', immagini questo qui sia Gesù, Gesù era nei poveri, e ti dicesse a te che sei vescovo con quella cazzo di croce lì che è lì d'oro. Dice, ma ti dicesse, ma lì, guardando il Vaticano, tutti i palazzi, e ti chiedesse, dimmi un po', chi ci sta lì? Come chi ci sta? Papa, successore di Pietro, fino a qualche anno fa dicevo vicario di Cristo, che vergogna, vicario di Cristo. Che quello, oh, certo. Se, e tu cosa gli dici a sto Cristo che incontri? Se dici questo, cosa ti può dire Gesù? Vi sbatte fuori tutti dai coglioni. Non è possibile che siate ricordati. Ma quindi dove trovo la fede? Nelle crociate moralistiche? Fra un po' comincerà la crociata per il testamento biologico della mia chiesa. Non ci lascio manco morire in pace. Io voglio scrivere così, così. Quindi dove trovo questo senso di difficoltà, questo moralismo, poi tocchiamo questa misoginia ancora con le donne, e le donne sempre in stato inferiore, è come se Gesù fosse venuto e dice, io sono il salvatore di tutti, le donne un po' meno, e non l'ha detto, com'è? Non parla mai di sesso nel Vangelo, ma capisci, vanno a guardare il buco del segatore, delle così delle serature e poi si arriva alla periferia, quindi dove trovo la fede? E devo coniugarla con l'impegno civile, essere attivamente politico. Allora mi volete dire dove trovo la politica? Nei partiti, nella classe politica di oggi? Ma vi rendete conto? Io avevo aiutato Pierluigi, mi sembrava che nella radice delle conquiste dei lavoratori i valori della resistenza, che ci fosse un partito con quelle radici, poi chiamato PDB, Pierluigi qualche anno fa, e io ho aiutato là che diventasse segretario, anche se io sono a 100 km a sinistra, gli do una mano, fai una casa per tutti, una casa che vengono, il popolo vuol partecipare, una coalizione di chi vuole andare avanti per la città, per il paese, per la democrazia. Tutti contenti, vice. Dopo qualche mese leggo sul giornale, Veltroni, gli scrive al segretario Bersani dal Corriere della Sera, Fassino gli scrive dalla Stampa, D'Alema mi sembra che gli scrive dal Corriere dei Piccoli. Oh, gli ho telefonato, Pierluigi, a Roma ce l'avete un salone, venite a Genova, lo do io. Guardatevi in faccia. La gente aspetta la politica, vera. La gente aspetta. E poi tutti ormai,
ogni 10. L'altro volta io ho qualche amico anche della Lega, no? Ci sono tutti. E leggo, ormai la mia vista, però insomma me la danno. La Lega porta milioni in Africa. Tacci, dico, sono convertiti. Vanno ad aiutare i poveri. Oh, che bello, la Lega, milioni. Vedi che il paradiso fiscale tra lingotti d'oro, comprano persino le lauree, che così il trota c'ha tre lauree, compra tutto. Ma dico, siamo, passiamo lì quel partito che si chiama, in Lombardia io lo conoscevo, il compagno Penati, ha dato soldi, e dico che non ci sono i soldi, non c'è i soldi per le scuole e la sanità. Vedi che mi continua a venire fuori soldi da tutte le parti. Quel partito si chiama, già chiamare un partito Margherita, ti amo, non ti amo, ti amo, ti amo, non ti amo. Allora, chiuso, e scoprono, incontrano il segretario, che è un parlamentare, tanto per non far nome si chiama Lucy, e va con la borsa. Oh, scusi, lei? Ah, io sono il tesoriere alla Margherita. Ma cosa fa questi 12 milioni di euro, 20, 30, 50? Ah, ma veramente? Allora chi va nel segretario? Tanto per non far nomi a Rutelli. Ma scusi segretario, il suo tesoriere va via col milione. Allora è diventato un mondo nuovo per l'italiano. Ah sì? Oh, il segretario è responsabile. Ah sì? Come aveva fatto Scajola, da ministro. Si ritrova nel più bel appartamento di Roma, vista Colosseo. Ligure lo conosco bene, non mi interrompo. A un certo momento fa la moglie, che bello, adesso ho il mutuo da pagare e un tirapiede vicino. Signor ministro, non c'è, è passato uno, non so se a te mai succede, ha mollato qui 900.000 euro, e lo Scajola. A mia insaputa? Ah sì, guarda che bugiardo, lo denuncio, Rutelli, al tesoriere Lucy, ha portato via, a mia insaputa, lo denuncio. Quindi dove trovo la politica? Tant'è vero che io conosco Veltroni da anni, dopo la sconfitta, ero contento, gli avevo telefonato, quando ha detto se perdo vado in Africa a fare il missionario. E allora vai a fare il missionario, gli ho tolto il saluto. A D'Alema, che lo conosco, era ancora al liceale a Genova, con le bombe Molotov, 68. Va bene, eravamo. E allora gli ho detto, caro Massimo, ti piace tanto la barca a vela, sai, il yacht? A Genova i miei amici armatori ti regalano uno yacht da 120 metri, ad una condizione, che fai il giro del mondo 10 volte. Poi ci vediamo. Allora, vediamolo o no? Quindi a questo punto vi voglio solo leggere un passaggio del mio amico partigiano Giorgio Bocca. Giorgio Bocca, attenti che i messaggi ci sono, per entrare vedi che a me piace cantare, scherzeremo ancora, però siamo qui a voler riflettere. Prima ho detto vengo per mettermi in discussione, per essere più umano, per essere più cristiano. A volte mi dicono dei ricchi amici, ti do io un appartamento a Varazze, vista mare, ti dirigi le tue comunità, ma vieni via da sta chiesa che stai stretto, come parli, come pratichi la testimonianza. E io lo guardo e dico, sai quella base? La chiesa cattolica, tanto per togliere qualunque fraintendimento, è casa mia. Ci sono nato, la mia mamma terza elementare, lavoratore, mio papà picca e pala, cantoniere delle ferrovie, mandato un Vangelo a mia nonna, un Vangelo essenziale, Gesù e i poveri, sempre, la solidarietà, i valori. Quindi pensate, quindi puoi immaginare, e quindi a questo punto direi che dove siamo arrivati, un'anestesia totale. Oh ragazzi, vedo dei giovani qua. Io ho 17 anni e 2 mesi, fate i conti. 45 sono del 28. Cosa ho visto a Genova? Scendendo con la mia brigata partigiana, che poi ci arriviamo, dove è nato il momento del mio miracolo.
ho visto nascere la democrazia. Oh Cristo, l'Emilia, quando venivo in Emilia, del 46-47, su, tutte quelle cooperative. L'Emilia era un esempio di tutto il mondo, l'Emilia romana. Venivano a vedere i servizi sociali, venivano a vedere gli asili nido, da tutto il mondo. Dove siamo andati a finire? Quale democrazia? Io l'ho vista nascere a 17 anni e mezzo, e 2000. O giovani e non giovani. Adesso che sto morendo devo vederla morire. Ecco perché continuo ancora ad andare in giro, tentando di dare ai giovani il testimone. Adesso dirò tre verbi, in cui dovete applaudire che non sono miei. Attenti, giovani e tutti. C'è un punto in questo momento in Italia, agitatevi, perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo. Attenti, agitatevi, organizzatevi, perché abbiamo bisogno della vostra forza. Studiate, abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Chi è l'autore? Antonio Gramsci. Ma vi rendete al 1919? Cazzo che nessuno l'ha ascoltato. E in pochi anni il regime fascista. Tutti a casa. Io sono stato a Predappio. Il sindaco sono stato. Sono preoccupati, nostalgici tutti gli anni. Io ho detto, sta a sentire, vengo io il prossimo anno all'anniversario. Vado, chi è che non si toglie il cappello davanti ai morti? E vado a togliermi il cappello davanti a Lucio. E adesso ascolta, porterai in piazza anche i bambini dell'elementare. E dirò, nel 1925, in quella democrazia limitata, ma sempre un po' democrazia, Mussolini è Presidente del Consiglio, eletto democraticamente, sostenuto dal re e compagni. In quel Parlamento c'è un deputato, l'onorevole Giacomo Matteotti, deputato del Polesi. E allora volete fare la riconciliazione? Ascoltate ragazzini, tutti voi, facciamo la riconciliazione. Ragazzini, in quell'anno lì del 25, Matteotti, che difendeva la miseria del Polesi, viene massacrato, ucciso, nascosto in un bosco. Viene trovato il cadavere, ecco dove nasce il fascismo. L'impietà, l'arroganza, la classe, la razza superiore. E Matteotti, l'inchiesta, un bel giorno, Mussolini, Presidente del Consiglio, che cosa fa? Il Parlamento era sostenuto, sapeva, dal re, dalla massoneria, era sostenuto da tutti i padroni, era sostenuto da tutta la gerarchia cattolica e si permette di dire basta con sta storia di questo assassino. Sono io responsabile, mi prendo io la responsabilità. E quindi è il mandante. Cari ragazzini di Predappio, la volete fare la riconciliazione? Io vengo a Predappio e mi tolgo il cappello. Voi venite con me a Frata Polesine e togliete il cappello già. E adesso una domanda. Di questi due, chi è la vittima? E tutti diranno Giacomo Matteotti. Chi è il mandante? Mussolini. Accettate questo? E allora no, risaldate. E sentite che periodo siamo in Italia adesso. Questa è una 6 righe 7 del mio amico Giorgio Bocca, morto qualche mese fa. Ma aveva anche scritto. Questo è un suo articolo, un estratto, della prima pagina della rivista L'Espresso. 2003. Lui, a questo punto, nel 2003, descrive il nostro paese, l'Italia. A cicli, voi giudicate, siamo nel 2012, a cicli, la società degli uomini si prende le sue vacanze dalla legge e dalla tradizione civile, dalle discipline e dall'educazione. E allora,
E allora i neri di tutte le specie corrono al loro sabba. Infamie, diffamazione, ricatto, viltà represse per anni, irrompono come un torrente melmoso. Ecco l'Italia. Non lo dice, l'ho aggiunto io, però è così, due punti. I ladri si vantano di esserlo. I servitori infedeli dello Stato mostrano con orgoglio le prove dei loro tradimenti. I servi non hanno più limiti nell'abiezione. Gli onesti, quanti sono ancora, ma si vergognano di esserlo. Gli esitanti sciolgono gli ormeggi, si precipitano nel braco. Bocca dice, perché gli conviene? Sì, certo, ma anche perché gli piace. E il titolo, sapete qual è il titolo che era di quest'articolo nel 2003? Andatelo pure a cercare in una biblioteca. Il fascismo perenne è di nuovo un libera uscita. Vi rendete conto? Ci hanno rimessi lì, ci hanno anestetizzato, ci hanno il clima, una breve, una... e dobbiamo iniziare la democrazia, è meglio che la regione Emilia Romagna, soprattutto nei paesi. Dove iniziare? Cominciamo dalle famiglie, una scenetta, famiglia tipica, quarantenne, 42, la moglie, ora, due bambini. La mattina si alza già una incazzata. Dov'è la cravatta? Viene matto. Per una cravatta. Devo vedere il principale. Non sarebbe semplice, guarda. Cara Giulia, la moglie. Quant'è che siamo sposati? Ma dice, Andrea. 10 giorni, dice. 10 anni. Voglio essere sincero. Non mi ricordo manco più i fiori che preferivi. Guarda l'amore. Quali erano i fiori? Rose. Stasera, Giulio, arrivo con un mazzo di rose. Ai bambini che prima ha cacciato via dal bagno, il papà deve andare a lavorare. E dice, non potrebbe cambiare e dire, oh bambini, il babbo, il papà deve andare a lavorare. Abbi pazienza. E già che siamo qui, ditemi un po', la pedagogia. Quant'è che non giochiamo insieme? Papà, da domani cominciamo a giocare insieme. Vedete come procede la democrazia? Uscendo è qui il cancro. Saluta il vecchio, la vecchia. Cristo che non c'è più. Io la mia mamma è vissuta fino a 99 anni e mezzo. Una volta ero lì con mio fratello, forse avrà avuto 95 anni. E il mio papà è morto a 90. Era una donna di un'ironia, autoironia, umorismo. Lo so, cari figlioli, che prima o poi vi portate all'ospizio. Mio fratello precisino davanti alla mamma. Io invece avevo confidenza. Oh mamma, sei proprio rimbambito. Ma proprio, quanti anni hai? Non ci sono più gli ospizi. Villa della Mimosa, Villa delle Rose, Villa del Ciclamino, Villa, casa di riposo, bellissima. La mamma, ipocrita, ipocriti, non sapete quando un vecchio o una vecchia viene sradicata dalla propria casa, potete metterla in una casa d'oro, la uccidete lentamente, è lì dove si rompe la famiglia, veramente, completo. Vi rendete conto? Ecco un'altra giaculatoria, detta da un vescovo orientale. Proverbio orientale, cultura orientale. Quando in una famiglia che vuol mantenere solide le sue tradizioni, che vuole trasmettere i valori ai figli e ai nipoti, superare le difficoltà della vita, quando in quella famiglia il vecchio o la vecchia non c'è più perché muore, quella famiglia se vuol continuare a essere solida, pronta alle difficoltà, se lo deve comprare un vecchio o una vecchia. Vi rendete conto? E allora poi uno scende dal condominio, se c'è l'ascensore, è difficile dire, perché qui bisogna ricominciare da zero, è difficile dire mentre uno scende dal condominio, cosa posso fare per il mio condominio? E non che proprio il giorno dopo va a riunione di condomino e litiga per una lampadina, 3, 4 candele, 5 candele, esce. E per il mio quartiere?
per la mia regione, per l'Italia, per il mondo intero. Ma vi rendete conto che cos'è la terra in questo momento? Io ho dei bambini. L'estate scorsa, forse quarta elementare, arriva uno, no, mi chiamano, no, posso andare con Giorgio, più grande, a fare la ricerca, sai, il computer. E vai, com'è la ricerca oggi? Sulla FAO. A me piace stare con i bambini. Cos'è la FAO? Ma no, non sei ignorante. Te lo spiego. E spiegami. Era contro la fame del mondo. Ma davvero? Ma guarda che bello, vai, vai. Dopo un'ora e mezza, se non più, me lo vedo arrivare nella mia specie di ufficio bunker con un foglio, no? Fa, no! Che c'è? Io non mi ricordavo manco più. Oh, no. Papale. Fa, i conti non tornano. Ma cosa dici? Poi io, oh no. Questi qui si combattono la fame. E nel nostro pianeta, ogni tre secondi muore un bambino, una bambina, un uomo e una donna, ogni tre secondi. Sapete che cos'è il nostro pianeta? È un'astronave, detto scientificamente, è un'astronave che viaggia ad un'universo a velocità stratosferica, senza pilota e senza freni. Chi è il pilota? È il capitalismo, che oggi chiamano neoliberismo, che la sua essenza da sé è che gli economisti e noi buon consumi, la sua brama, l'essenza, è il profitto immediato. Se non succede qualcosa, vi rendete conto che l'Italia diventa un paese in via di sottosviluppo? Tutti i popoli dell'Occidente, le transazioni, questi sprechi, i denari, l'economia che vuol bramare, guadagnare, non ne frega il passato, tante, ecco come nascono le grandi opere, Valsusa. Ma Cristo, lo chiedete a uno studente di geometra, mi dice che l'operazione è Valsusa, l'economista poi tutto, alta velocità, nel Mugello i miei amici contadini non c'ho più d'acqua. Ma alta velocità per arrivare un'ora prima a bere il caffè. L'unica volta che ho preso la freccia rossa a Roma, la RAI mi dice, guarda, per Genova ti diamo la freccia rossa alle 7 di sera, vai a Milano alle 10 meno 2 arriva e alle 10:20 ce l'hai per Genova. Va bene, grazie Dandini. Arrivo, parto io con la freccia rossa, siamo arrivati a Milano 22 minuti di ritardo. Sono andato dal macchinista. Ma che cazzo raccontate che siete all'alta velocità? Sto qui mi guardava dal finestrino. Ciao, Dio al tuo capo, Moretti lì. Ma vi rendete conto? Quindi questo bisogno di scoprirsi. Guarda il mondo del lavoro. Tu che sei intelligente. Come si chiama l'amministratore delegato della FIA? Minchione? Come si chiama? Minchione. Questo qui arriva, non si sa da dove cazzo arriva. È il primo evasore d'Italia. E va a Pomigliano e dice, che bravi operai, avete scelto lo strumento democratico, il referendum, ma siete proprio bravi operai, bravi Pomigliano e Mirafiori, bravi, se votate sì, bene, se votate no, sbaracco tutto, e sta sbaraccando, eppure ha votato sì. Ma cosa sbaracca? Ma chi è? È uno di quelli che quando deve spegnere la sveglia, dalla mattina, boom, spegne la sveglia, oh, minimo sul comodino lui ha già 10.000 euro. Ti è mai capitato di trovare 10.000 euro? E vedi, quello come quello della mia saputo. Ricordate che ormai il capitalismo viaggia con questo stile. Non credete nei governi, sono tutti chiesi del capitalismo, tutti lì. Meno male mettono un po' gli ordini in conto, perché il cavaliere, adesso lo tocchiamo anche lui, a un certo momento. La prospettiva è che se su 100 abitanti, compreso qui, economisti indiani, queste cose qui le scrivono già, su 100 cittadini, solo uno si arricchisce. In che modo? Proporzionalmente gli altri 99
devono impoverire. Gli economisti indiani parlano dei popoli dell'Occidente, prima dicevano paesi in via di sviluppo, linguaggio dell'economia, per i paesi poveri. Adesso dicono paesi in via di sottosviluppo, parlando ai paesi dell'Occidente. E noi cosa facciamo? A meno che, tanto a dicembre è già stato un passaggio, penso di aver collaborato anch'io alla caduta del Cavaliere. Il 14 dicembre, pensa a che livelli siamo, un primo ministro il quale va al Quirinale e mi dimetto. E c'è la maggioranza in Parlamento, benissimo da vedere, era lì che se la faceva addosso. Infatti va al Quirinale e cade da cavallo. E il Cavaliere ha sempre detto che voleva scendere. Allora in modo, e io penso di aver, è lì scaricato da tutti, da Confindustria, Chiesa, tutti, tutto il mondo, povero Cavaliere, ero ormai sputanato in tutto il mondo. E penso di aver collaborato anch'io. E adesso vi racconto un mio sogno, che l'ho raccontato tante volte, che credo che sia avvenuto davvero, ma non me l'ha amato. Don Gallo è consigliere segreto di Papa Ratzinger, il pastore tedesco. Ma voi ridete? Quando fu eletto Benedetto XVI, mio Papa, e io cerco di aiutarlo a crescere, a convertirsi, non che ce l'ho con lui, ci mancherebbe altro, amo la Chiesa, invece, a un certo momento, 15 giorni dopo abbiamo il Papa. E allora eravamo in un'assemblea così, ho detto, oh, siete contenti, abbiamo il Papa! Che bel pastore tedesco! Il giorno dopo chi mi telefona, sentite dal tono, indovinate da dove, pom, pom, un monsignore della Curia. Don Gallo, come al solito è stato irriverente nei confronti di Santo Padre. Come irriverente? Pastore, Gesù è un pastore. Ah, dico, monsignore, abbia pazienza, io sono sbadato. Sono ubriaco una sera sì, una sera no. Ho sentito dire che è olandese. Lui, monsignore, pensa che il problema è importante. Che Don Gallo ha detto, pastore tedesco, dice, non è il momento di scherzare. Bravo, gli ho detto. Bro, ha messo giù il telefono. Pensa che problemi. Allora, io sono consigliere. Nel mio ufficio vieni i due ragazzi lì della mia comunità. Gallo, 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 è arrivato la limousine. Oh, porca miseria, medico, mi chiama il Papa. E l'altro ragazzo gli dice, ma da dove viene? Ma non lo so, è targata SCV. È la targa del Vaticano. SCV. E il ragazzo gli dice, cosa vuol dire SCV? Quel tossico un po' più intelligente. Dite al Gallo, SCV vuol dire, se Cristo vedesse. Allora di nuovo sono lì a Roma dal Papa, vieni con caporale anch'io, Allora Don Andrea, ti ringrazio, sei venuto, sei il mio consigliere, uno dei tanti, tu che sei sempre in mezzo al popolo, tu in mezzo ai giovani, sai che col mio predecessore abbiamo sempre sostenuto il governo Berlusconi e io stavo per parlare lui. Perché stavo per dire, io non credo, mi toglie l'ICI, mi dai soldi per le scuole, mi dai soldi per... io zitto, sai l'abbiamo fatto sostenere Berlusconi per il bene della Chiesa, per il bene delle anime, io. E allora adesso il Papa sarà, è un anno fa, prima che entrasse poi Monti, a novembre, e mi fa, adesso... Sono Papa, mi è venuto qualche dubbio, era sputanato tutto il mondo, finalmente al Papa gli viene qualche dubbio che il Cavaliere, la Merkel, tutti, Emero. Allora in modo dice, ti ho chiamato a te, perché voglio decidere. Allora dimmi Don Andrea, tu che vai in giro, bla 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 bla, ma dimmi una risposta, lui piglia un tono solenne, solenne così, sai quel linguaggio aulico, ecclesiastico là. Cardinal Papa, Don Andrea, da Padre Eterno, poi ne parliamo. Ah, dice,
a un certo momento fa: Don Andrea, ma Berlusconi è un uomo di fede? Santo padre, gli ho detto, avete sbagliato il pieno. È fede che è un uomo di Berlusconi. E l'ha scaricato. L'ha scaricato e ha fatto un governo che non ti dico. Che non ti dico. Ecco qui ho perso il conto. Allora però come partiamo? Come partiamo? Fin tanto che i giovani, diciamo dai 18, anche poco, ma dai 18 ai 28, non sono considerati, non hanno la loro collocazione. Se uno arriva non ha manco il lavoro e neppure l'assegno familiare, come hanno quasi tutta Europa. E riconsideriamo, e poi in Europa, e poi i centri sociali. Ma è sempre stato così. I giovani e l'altro, attenti che adesso arrivo, le donne, se non ci spartite voi, che non riacquistate veramente la parità, ma in tutti i livelli, compreso Chiesa, a chi è credente? Io sono stato qualche mese fa nel Vercellese. Sapete che ha fatto la prima battaglia per la giornata lavorativa di 8 ore? Nel 1906. Le mondine del Vercellese sono morte parecchie sotto gli zoccoli dei battaglioni dei carabinieri sabaudi che li allontanavano. Poi cade tutto lì. Accennando cominciamo un po' la resistenza. Quante donne erano nelle brigate partigiane? 50.000, non lo dice nessuno. Quante sono morte negli scontri? 2.800 donne. Poi spariscono, perché c'è la considerazione, il sesso, la sessualità, la mercificazione. Poi ritocchiamo le donne, prima i giovani. Che cazzo avete detto tutti voi zambobbianti del 68? O quelli che il 68 rampate le donne? Tutti i giorni non volevano lavorare, volevano solo scopare, farla. Falso, era un messaggio al mondo intero e non è stato ascoltato. 1968, nella nazione più democratica del mondo, viene assassinato Martin Luther King, premio Nobel per la pace del 64. Nella nazione più democratica del mondo, qualche mese dopo viene assassinato Robert Kennedy, candidato alla Casa Bianca. I primi 250 studenti massacrati dalla polizia, forse a Parigi, a Londra, a Roma, a Mosca, no, Città del Messico, con l'aspirazione alla libertà. E via via Maggio Francese, in sintesi 68. Erano milioni di giovani al mondo che cominciavano. I cristiani avevano avuto il Concilio Vaticano II, la primavera, infatti a Milano, io sono a Milano la statale, c'è leader che dirige l'assemblea, Mario Capanna, espulso dalla Università Cattolica, perché era coi giovani. Mozione d'ordine, stavano preparando un corteo. Si alza un ragazzo, basta ragazzi, quante botte abbiamo già preso ai cortei? Basta Mario, ragazzi! Perché? Perché il potere è forte! Potere è forte. Mario così, mi sembra adesso, è una scena, purtroppo io non la posso fare completa, è una scena che è attuale. Mario Capanna, giovane studente, laureato. Non è vero, gli dice compagnetto, i poteri non è vero che sono forti. Sono fortissimi, poteri economici, tutte le transazioni, poteri mafiosi, il potere finanziario e moralistico della Chiesa, sono fortissimi. E in quel momento cosa fa Capanna? Si butta per terra, c'era un po' una piattaforma e riesce a vedere i ragazzi. Non sarà che sono fortissimi, io ve lo dico adesso, oggi, Italia, non sarà, perché noi siamo... strisciando per terra, sindacati, tutti, più del 60% non sono andati a votare. Ma vi rendete conto? La Chiesa che sostiene un governo, l'Italo Vaticano,
bisogna sostenere Moon, il presidente della CEI l'ha detto ancora l'altro giorno, bisogna sostenere me. Se un economista volesse un economista, io l'ho detto a Martino in una trasmissione con Terè, è inutile mi viene a raccontare del pubblico, ma lei non cosa vuole sapere di economia? Non so un cazzo, so solo che se sei un economo serio, tutti i cittadini devono avere il sufficiente, casa, lavoro, mangiare, scuola, polizia. Fin tanto che tutti i miei concittadini, non è economia, siete ladroni, rubate la gente, male si butta per terra. E poi fa, non sarà perché, e fece un salto, atleta com'è, io lo vedi che se lo faccio non sto più, e ve lo faccio adesso però così, quasi in le mani, fece un salto e gridò, e io ve lo grido adesso, i poteri sono fortissimi che strisciamo. O ragazzi fa, e ragazzi, sulla testa, prendiamo coscienza. Cosa diciamo a questi bambini?